Buonasera, benvenute e benvenuti. Prima di dare inizio al nostro incontro, vi passo la parola al vicepresidente dell'Unilabor, Rubino Grieco, per darvi una notizia un po' dolorosa. Sì, io sono purtroppo qui a comunicarvi che la presidente non sa presenze a questo incontro che pure ha tanto voluto, ha tanto rateggiato, perché è stata colpita da un lutto familiare. Nel senso che nel pomeriggio è venuto a mancare un cognato, il professor Miranda, che noi tutti ricordiamo come un professionista di qualità, una persona estremamente disponibile, che ha formato intere generazioni nell'istituto magistrale di Rio Negro. Ora, io ovviamente vi porto il saluto di Pinuccia Cervellino. Non ho la presunzione di poterla sostituire con una relazione, anche perché non ho avuto il tempo materiale di approfondire l'argomento. Per quelle cose che io so e che dirò di Leopardi, o lascerò la parola agli esperti, che naturalmente ne sanno molto, molto più di me in questo ambito disciplinare, e che la figura di Leopardi è legata al ricordo della nostra adolescenza. Chi non ha memoria della donzelletta che viene dalla campagna? Chi non ricorda la guerra dopo la tempesta? L'infinito? Sono poesie che sono legate al nostro vissuto, che fanno parte della nostra cultura. Leopardi fu una figura particolare, era espressione dell'aristocrazia del suo tempo, veniva da una famiglia nobile, il padre era il conte Monaldi, aveva trascorso la sua infanzia leggendo, studiando tantissimo. Ricordiamo tutti che aveva addirittura tradotto l'Eneide in giovanissima età, credo che avesse 14-15 anni quando ha tradotto l'Eneide, il che ce la dice lunga sullo spessore culturale di questa persona, che pur vivendo in una realtà provinciale come era quella di Recanati, un piccolo borgo tale era e tale rimasto delle Marche, riusciva a respirare, oltre che il clima della cultura classica, dei grandi classici come Orazio, Virgilio e quant'altri, anche gli umori della cultura europea del suo tempo. Aveva letto Schopenhauer, dal quale aveva assorbito alcune tendenze al pessimismo, e pur non avendolo mai letto, aveva sentito parlare di John Keats, del romanticismo inglese, di Coleridge, di Byron, e quella di John Keats è una vita molto parallela, direi, a quella di Leopardi. Morirono giovanissimi tutti e due, Leopardi a 39 anni e John Keats a 26, è sepolto a Roma. E anche quello era uno studioso di Virgilio, anche lui aveva tradotto alcuni canti dell'Eneide. E il suo pessimismo lo accompagnerà per tutta la vita, ma subirà delle evoluzioni, come ci diranno meglio poi la professoressa Chiari e gli altri. Da un pessimismo individuale, molto soggettivo, che gli derivava dal suo stato di semi-prigionia, perché Leopardi non aveva rapporti con la comunità, un po' perché era un aristocratico, un po' perché non era di bell'aspetto, quindi non era facilmente accettato, soprattutto dal mondo femminile, che è stato sempre attento anche alla bellezza.
E quindi questo pessimismo, questa chiusura in se stesso, poi evolverà nel cosiddetto pessimismo storico, cioè riguardando il passato dirà c'è uno stato di decadenza, decadenza dei costumi, cosa resta dell'antica Roma, solo ruderi, e che cosa fa la società contemporanea? Nulla o quasi nulla. L'Italia è ancora divisa, non siamo nemmeno riusciti a fare l'unità d'Italia, questo è poi il concetto che esprime il Leopardi. Per arrivare poi al pessimismo universale, nel quale lui vede nella natura una nemica, fondamentalmente una nemica. Una nemica che ci dà solo dolore. In una sua poesia dice, è periglio di morte il nascimento. Cioè, l'uomo già quando nasce rischia di morire. E questo ce la dice tutta. Alcuni studiosi aggiungono poi il cosiddetto pessimismo eroico, cioè nell'ultima fase, chiedo scusa, c'è questo abbassamento di voce, nell'ultima fase della sua vita lui si riconcilia un po' con la natura per certi versi e scopre lo spirito della solidarietà, lo spirito della solidarietà che gli fa vincere questa disperazione che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Ciò detto, io restituisco la parola al nostro ottimo coordinatore. Grazie. Va bene, grazie. Salutiamo quindi i presenti e tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming dal TG7 Basilicata Rio Negro. Grazie. Sono lieto di dare il benvenuto all'assessore alla cultura Gliaschera Cinzia, e ringrazio quindi l'amministrazione a nome del Museo per la disponibilità e l'interesse che dimostrano per ogni iniziativa culturale, nonostante i loro impegni politici e amministrativi. Passo quindi la parola all'assessore Cinzia Gliaschera. Ringrazio comunque i soci dell'Unilab e gli amici per essere presenti qui in modo numeroso. Un grazie anche alla Presidente dell'UCIM, Antonio di Rio Negro, Antonia Flaminia Chiari, per aver accettato il nostro invito. E alla socia Lina Rotonda e alla Vicepresidente della Proloco, Fortunata Raffaella Ributti, che interverranno con delle interpretazioni poetiche, ed un grazie particolare naturalmente alla Presidente Pina Cerellino dell'Unilabor per aver dato vita a questo evento. Buonasera a tutti, sono io e vi ringrazio voi ovviamente a nome per conto dell'amministrazione comunale, vi ringrazio Unilabor per estendere ogni volta l'invito anche all'amministrazione comunale che, per la quale è sempre un piacere patrocinare questo genere di eventi in questo posto meraviglioso, per dar valore anche a questo posto meraviglioso. Faccio una brevissima premessa, io non sono qui a parlare da studiosa, sono qui a parlare da persona a cui piace in qualche modo questo mondo e che insomma da parte sua prova un interesse, prova anche ad interpretare in qualche modo ciò che i grandi autori della nostra storia, no? Della nostra letteratura hanno partorito nel corso della loro vita. Inizierò con il dire che mi fa molto piacere essere qui a questo secondo appuntamento in cui in qualche modo parliamo di poesia, parliamo di un poeta anche oggi. Il focus è incentrato sulla figura di Giacomo Leopardi. La volta scorsa, se non sbaglio, proprio nell'ultimo evento, prima di questo, Unilabor ha incentrato la sua attenzione sulla figura di Giuliana Brescia. Proprio da ciò mi è scaturita una considerazione, ovvero entrambi gli studi artistici ed emotivi di questi due poeti, della poeta Brescia e del poeta Giacomo Leopardi, mi rimandano ad un'emozione, ne parlai anche l'altra volta,
ovvero la rabbia, che è un'emozione che a me piace sempre, sempre tantissimo, è un'emozione che io ascolto tanto, ovviamente va ben interpretata e va ben dosata, però è qualcosa che secondo me fa proprio bene all'anima, fa bene anche alla comunità e alla società, se vissuta ovviamente nel modo giusto. La rabbia che per quanto riguarda Brescia, come mi ritrovai appunto a dire la volta scorsa, riemerge per un innato senso di, come dire, per un innato senso di riscatto che è proprio dell'essere donna, donna che purtroppo è da sempre catalogata all'interno di concetti rigidamente precostituiti, di concetti rigidamente generalizzati. Invece la rabbia in Leopardi la ritrovo nel rifiuto del mestiere del vivere comune, nella consapevolezza forse, questa perlomeno è la mia interpretazione, di essere nel mondo ma di essere al contempo fuori dal mondo stesso, allo stesso tempo. Una rabbia che vedo nel bisogno di una vita sociale in cui gli esseri umani smettano di recitare una commedia. Leopardi, secondo me, desiderava ardentemente la vita, da quello che ho potuto comprendere, da quel po' che so, non essendo studiosa di Giacomo Leopardi. Desiderava ardentemente il mondo, non per come magari lo stava vivendo lui in quel preciso momento storico, sicuramente desiderava ardentemente un mondo migliore, in cui sentirsi libero e compreso, in cui anche gli altri, le altre persone, la gente si sentisse più libera e compresa magari. In ciò vedo la rabbia, in ciò vedo anche la voglia di parlare agli altri per non farli sentire soli attraverso i propri scritti, di condividere in qualche modo la parte più intima di sé per dichiarare io ci sono, e non ci sono solo io, c'è anche altra gente che vorrebbe ma non può, e non può perché è incapace di accettare il grande compromesso che è fondamentalmente la vita. La società civile, secondo me, per ricostruirsi dovrebbe proprio partire da Giacomo Leopardi, e dovrebbe partire da Giacomo Leopardi e da chi come lui parla in nome e per conto di un universo sommerso, di un universo inascoltato, che cerca la sua strada ma non la trova perché in qualche modo gli è impedito, perché la società in cui viviamo non è abituata a fermarsi per ascoltare quali siano le reali esigenze della gente, delle persone, della gente comune, per ascoltare quali siano i reali bisogni degli esseri umani, ma un mondo che cammina veloce, che corre veloce, che mette da parte se stesso e che mette da parte pertanto anche la sua stessa salute. Sulla base di ciò faccio riferimento un po' a quello che è concretamente il mondo al giorno d'oggi. Penso ad esempio alle minoranze. Minoranze di cui sicuramente Giacomo Leopardi faceva parte. Giacomo Leopardi sicuramente faceva parte di una minoranza nel tempo in cui viveva. Minoranze che anche nei grandi progetti che noi ci vantiamo di portare avanti e di mandare in porto, anche come istituzioni politiche, poco o niente sono prese in considerazione. Pensiamo ad esempio al fatto che ci voglia ogni qualvolta una legge che ci ricordi di adeguare i progetti e le progettazioni alle minoranze, alle esigenze delle minoranze. Non è l'istinto che porta l'essere umano a pensare alle minoranze. E questa è una considerazione da fare, ed è una colpa di cui in qualche modo ognuno di noi si deve addossare. Più che una colpa, è una consapevolezza, che ognuno di noi dovrebbe prendersi, dovrebbe diciamo recuperare con se stesso. Leopardi, secondo me, provava un amore immenso per la vita e lo faceva perché rifiutava la parte peggiore della vita stessa, cercando di sopravvivere dando anima e corpo alle parole che appunto scriveva, alle parole che pensava, parole che potessero in qualche modo, che poi lo sono state magari per certi versi, diventare consolazione, diventare vicinanza, diventare comprensione per gli altri, e che di fatto sono diventati storia,
sono diventati arte e sono giunte fino a noi. Ed è proprio per questo che dico, partiamo da qui, partiamo da momenti come questo, partiamo da momenti di confronto e di condivisione come questi, che possono sembrare niente, possono sembrare poco, ma possono essere tanto. Il confronto è valido, anche se non è condiviso, anche se magari da oggi da qui non scaturirà un confronto aperto, ma il confronto è valido anche se parte dentro noi stessi. E quindi se riusciamo a confrontarci con noi stessi e con tutte quelle cose che riusciamo a prendere da autori come Giacomo Leopardi, da tutte quelle considerazioni che ci fanno fare, da tutto ciò che ci consentono di comprendere attraverso le loro parole. Guardiamo anche laddove non siamo riusciti ad arrivare, pensiamo a dove non siamo riusciti ad arrivare, guardiamo quegli angoli del mondo in cui non siamo mai riusciti ad arrivare e da cui non siamo mai riusciti a prendere niente, perché magari troppo presi da altro. Guardiamo quindi a Giacomo Leopardi e a tutte le persone come lui, se vogliamo realmente trarre reale insegnamento della propria vita. Grazie mille. Grazie. Come ben notiamo, questi sono momenti sempre interessanti che ci danno la possibilità di un approfondimento per poter guardare la realtà sempre in modo un po' diverso e in modo più particolare. Questa sera abbiamo con noi il critico d'arte, professor Antonello Torbe, nato a Melfi, titolare di pedagogia didattica presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Studioso delle esperienze artistiche e delle teorie critiche del Novecento, con particolare attenzione al rapporto che intercorre fra arte, critica d'arte e nuove tecnologie. A rendere soprattutto interessante la serata, l'incontro, è la figura di Giacomo Leopardi, questo nostro grande poeta che con grande orgoglio fa rivivere di emozioni il nostro presente. Iniziamo per entrare nell'argomento e invito la socia Lia La Rotonda, prego, a recitare una poesia, L'infinito. Buonasera. Leopardi scrive l'idillio L'infinito su Monte Tabor, a Recanati, collina su cui era solito rifugiarsi per contemplare e riflettere. Una siepe gli impedisce la vista del paesaggio e così il poeta si immagina uno spazio immenso, un mondo vastissimo oltre la siepe, e pensa all'infinito spazio dell'universo che l'uomo può intuire ma non comprendere pienamente. Il rumore del vento fra i rami della siepe lo porta a ripensare all'età trascorsa dalla Terra fino alle prime ere geologiche ed arriva all'intuizione dell'eternità. L'infinito e l'eternità lo sconvolgono e danno alla sua mente la sensazione dolorosa e dolce nello stesso tempo di affondare e perdersi. L'infinito può quindi essere diviso in due parti. La prima comunica un senso di inquietudine, la seconda comunica un senso di appagante dolcezza. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante,
Io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovviene l'eterno. E le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensiero mio e il naufragarmi dolce in questo mare. Grazie. Passo la parola alla Presidente dell'UCIM, Unione Cattolica Italiani, insegnanti medi di Rio Negro, Antonia Flaminia Chiari. Grazie. Io sono qui a rivolgere a voi tutti e agli autorevoli ospiti il saluto mio personale e anche un saluto a nome dell'UCIM, che ecco, non è più insegnanti medi, ma è UCIM, Unione Cattolica Italiana, insegnanti, dirigenti, educatori e formatori. Ecco, la cosa sì, è stato diciamo così allargato, no? il senso di questo acronimo, perché l'UCIM non è più solo a sostegno delle scuole, come forse poteva essere nel momento della sua nascita, il primo suo sorgere, ma è a fianco di tutte quelle associazioni adesso collegate che progettano e realizzano non solo convegni o attività culturali, ma anche corsi e attività di formazione. Questo è il motivo per cui l'UCIM è anche a fianco dell'Unilabor, che da sempre è impegnata a progettare e realizzare sia eventi culturali come quello di stasera, e sia eventi e corsi di educazione e di formazione. Ecco perché l'UCIM ci tiene al senso, diciamo, della formazione e dell'educazione non solo dei docenti, ma anche una formazione e un'educazione civile, oltre che umana e culturale. Perché il pensiero fondante, il concetto fondante dell'UCIM è una concezione personalistica che intreccia il bene, il vero e il bello. Ed è quello che noi vediamo, almeno tutti quelli che partecipano ai nostri incontri, quello che vediamo realizzarsi in tutti i nostri incontri, in tutti i nostri seminari, in tutti i nostri corsi. A questo punto, ecco un breve inciso su richiesta della preside Bozza, stanno per cominciare il corso di spagnolo e salotto letterario, affinché nessuno se ne dimentichi. Questa sera, ecco, è con immenso piacere che l'UCIM sostiene l'Unilabor e ne garantisce questa, come tutte le altre attività, nel, come dire, non possiamo chiamarla manifestazione, in questo evento culturale, in questo incontro, che ci presenta Leopardi attraverso le arti visive. Attraverso e nella figura del professor Torbe. Leopardi noi siamo abituati a leggerlo, no? Ad averlo letto, a rileggerlo qualche volta. Il Leopardi per noi, ecco, quando parliamo di Leopardi ci viene subito in mente l'Infinito, che è stato appena declamato, perché è tra i suoi versi più famosi. Ma ci viene in mente a Silvia, che è quella che imparavamo a memoria sia alle scuole medie che alle scuole superiori, e che ci dava l'immediata impressione dell'amore tanto desiderato ma anche tanto disilluso. Ci viene in mente il sabato del villaggio, perché è un inno all'adolescenza e tutti noi abbiamo vissuto, ecco, quel periodo da garzoncelli scherzosi nel sabato della nostra vita, e immaginavamo il nostro dì di festa pieno di tante cose belle, anche se il Leopardi aveva forse la consapevolezza già in età giovanile che nella vita non ci sono soltanto cose splendide, ma anzi molte disillusioni, molta nostalgia, molta tristezza, molta malinconia. Per cui noi conosciamo il Leopardi
attraverso i versi che mandavamo a memoria, soprattutto ai nostri tempi, adesso non si usa più mandare a memoria i testi a danno della memoria stessa, credo, no? Ma è anche colui che ha scritto le operette morali, colui che ha scritto la Ginestra. E la Ginestra è quella che ci offre, che ci tramanda, ci lascia un messaggio di grande solidarietà, perché parla di un abbraccio tra tutti. E nelle operette morali, ecco, le operette morali sono forse quelle più complicate, perché poi sono state scritte in maniera sparsa, poi sono state raccolte, e ora non entriamo nel merito delle operette morali, ma qualche frammento ci viene in mente sicuramente all'inizio di ogni anno, nel dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. Perché si dice: vivresti il passato e il presente così come hai vissuto il passato? No, tale e quale, no. Ma l'anno nuovo principierà e porterà a me, a voi e a tutti cose belle. E la risposta è: speriamo. Ed è quello che speriamo anche noi, perché in fondo Leopardi è stato sempre considerato il pessimista per eccellenza, ma non è stato così secondo me, perché in fondo, mettendo insieme tutto ciò che lui ha scritto e riflettendo sulla sua poetica, che è sicuramente sublime, che sia prosa o che sia poesia, noi vi troviamo non solo un pensiero profondo, un pensiero ingegnoso che ci invita a pensare su quelle che sono le criticità del mondo d'oggi e alle quali noi troppo spesso, diciamo, soggiacciamo, no? Senza fare nulla o senza fare abbastanza. Perché siamo sottoposti ai poteri delle mode, siamo sottoposti ai poteri di quelli che si dicono intellettuali, ma intellettuali non sono, ai pensieri dei tuttologi, che in realtà ci portano una grande ignoranza e non un grande sapere. Ma è stato anche il poeta che ci ha lasciato un messaggio di speranza. È un grande, grandissimo desiderio di vivere la vita. Ora, parlare a lungo del Leopardi non sta a me questa sera, ma lasciamo tutta la poetica nelle mani del professor Tolve, che attraverso le arti visive sicuramente ci farà rivivere tutte le emozioni che abbiamo provato nella lettura dei versi del Leopardi e sicuramente ci farà naufragare nell'immenso della sua poetica. Grazie. Grazie. Quindi il tema che verrà trattato questa sera è passato e presente, Leopardi tra le arti visive. E come già precedentemente annunciato, è con noi il critico d'arte professor Antonello Tolve. Studioso delle esperienze artistiche e delle teorie critiche del Novecento, con particolare attenzione al rapporto esistente tra, abbiamo già detto, arte, critica d'arte e nuova tecnologia, ha pubblicato in questo ambito, essendo studioso di esperienze artistiche e teorie critiche del Novecento, ha pubblicato in questo ambito numerosi saggi. Ne cito solo alcuni per necessità di tempo. Gillo Dofles, L'arte della critica d'arte nel secondo Novecento, La città del sole, 2011. Ubiquità, arte e critica d'arte nell'epoca del policentrismo planetario, Quodribet, 2013. Abi Origine, L'arte della critica d'arte, Post Media Books, 2012. La linea socratica dell'arte contemporanea, antropologia, pedagogia, creatività, Quodribet, 2016. Istruzione, pedagogia e didattica dell'arte nell'epoca dell'analfabetismo strumentale, Capabit, 2019. Il più recente, Basilicata, un racconto d'arte contemporanea, Silvana, 2023. Dal 2019 è direttore della Fondazione Filiberto e Bianca Menna di Roma e dal 2020 si occupa dell'archivio Lamberto Pignotti a Roma.
Quindi critico d'arte e curatore indipendente, è stato commissario in diverse giurie internazionali, realizzando mostre che indagano il presente dell'arte e della vita. Con un atteggiamento visivo e riflessivo, di natura multidisciplinare, scegliendo lavori di artisti che potessero essere evocativi di quello che è il clima, l'ambiente, l'atmosfera leopardiana e soprattutto del suo pensiero filosofico. Filosofico perché Leopardi, oltre che un grande poeta e letterato, fu un filosofo che ancora oggi ha da insegnarci e da dirci qualcosa. Leopardi dice: vi è la nobiltà dell'anima che si mostra nella capacità di pensare l'infinito, ovvero cioè il non finito. Il mondo moderno tende a rendere tutto al finito, ovvero il calcolabile, il misurabile, il determinabile. Non c'è altro che quello. E tutto ciò che non è finito è niente, rischiando così la svalutazione di tutti i valori, rischiando il nichilismo, quello che il filosofo Nietzsche chiama il più inquietante fra tutti gli ospiti, e che il filosofo Heidegger dice: il nichilismo non serve a niente metterlo alla porta, perché ovunque, già da tempo è in modo invisibile, esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è accorgersi di quest'ospite e guardarlo bene in faccia. E Leopardi, poeta e filosofo, in passato sembra che si sia accorto, abbia sentito la presenza, abbia avvertito la presenza di quest'ospite inquietante del nostro presente. Infatti Leopardi, poeta e filosofo, ci insegna la necessità di un pensiero critico, necessario a qualsiasi lavoro da intellettuale. Ci insegna la necessità di un pensiero che non si adatta. Ci insegna la necessità di un pensiero libero per liberare il daimon, il genius della nostra anima. Attraverso la poesia, che sembra che sia stato, che risulta essere forse l'unico mezzo di espressione per rendere evidente questa contrapposizione tra finito e infinito, Leopardi denuncia il nichilismo, perché la poesia, essendo pensante, esprime il pensiero in tutta la sua carica affettiva. Io nel pensiero mi fingo, endecasillabo dell'infinito. È questo il grande tema filosofico, nel fingere nel pensiero l'infinito. Passo la parola al nostro relatore Antonello Tocco. Buon ascolto. Sdrammatizziamo un po'. E vediamo, se mi sentite, magari non uso il microfono, cercherò di tenere un tono un po' più alto, perché il microfono a volte è noioso, dico ai miei studenti in accademia e tra l'altro anche ai miei studenti all'università, perché insegno anche metaverso all'Università Mercatorum di Roma, che è l'università di Confindustria, e psicologia della forma all'Università degli Studi di Beijing, dove, ahimè, dovrò andare ad aprire i corsi ad aprile. Detto questo, appunto, sdrammatizziamo. Ho sentito tante cose importanti a proposito di Leopardi. Ed è vero, Leopardi, come dice la Cacciapuoti, Cacciapuoti sappiamo che è la leopardista più importante per ciò che concerne esclusivamente lo Zibaldone.
Io non sono un leopardista, sono un contemporaneista, mi occupo di arte contemporanea, ma sono leopardiano, questo sì. I leopardisti cominciano a studiare leopardi all'età di 18 anni e non smettono mai e dedicano il loro studio esclusivamente a un aspetto di Giacomo Leopardi, perché Leopardi ha un pensiero davvero straordinario che va al di là di quello che un leopardiano potrebbe pensare. E dunque i leopardisti sono coloro che studiano in maniera, direi, anancastica, da anancazzo costringo, quindi ossessiva, quell'aspetto di Leopardi. E la Cacciapoti diceva in un suo saggio pubblicato appena 4 anni fa che effettivamente Leopardi è prima di tutto un filosofo che dialoga con tutta una serie di pensieri, tra questi con il pensiero di Fichte ad esempio, di cui si è occupato tantissimo Aldo Masullo fino alla fine, e poi anche un poeta. Io nel pensier mi fingo, effettivamente, è il teatro della mente. Nella mente tutto può succedere, tutto può accadere, e fondamentalmente è il potere della immaginazione. L'immaginazione per Leopardi è tutto. Il titolo che ho dato a questo piccolo incontro è Passato e presente. Sono seduto a destra, ma passato e presente è una citazione naturalmente a uno dei più grandi pensatori del nostro Novecento e non solo italiano, come diceva anche Zygmunt Bauman. Bauman diceva, attenzione, uno dei più grandi pensatori del Novecento è stato Antonio Gramsci, ancora incompreso. Ebbene, c'è un suo volume che si chiama proprio Passato e presente, e allora ho voluto citare questa, dare il viatico a questo incontro con Passato e presente. Passato e presente, ma Leopardi, Leopardi tra le arti visive. Leopardi, nel momento in cui parla delle arti visive, parla della pittura, parla della scultura del proprio tempo, è feroce, è assolutamente feroce, dice non è arte, questa è pessima arte, quella del mio tempo, salva quell'arte del passato. Adora in particolare Raffaello, adora Michelangelo, Leonardo da Vinci, ma nel momento in cui parla dell'arte del proprio tempo è crudele, è esattamente crudele come è stato crudele nei confronti di Manzoni. Voi sapete benissimo, prima si citavano le operette morali, la prima edizione, vengono pubblicate nel 1827, in concomitanza, qualche mese prima in verità, era con la prima stesura di quelli che conosciamo come Promessi Sposi. Ebbene, Manzoni legge le operette morali di Leopardi e si infiamma, scrive sul Monitore italiano di questo giovane che aveva scritto una serie di operette meravigliose, e Leopardi risponde dicendo: il tuo libro invece non serve assolutamente a nulla. Era meraviglioso, Leopardi sapeva di essere un grande e per questo bisogna sdrammatizzare. Ho sentito anche in più di un'occasione dire: Leopardi amava la vita, è vero. Se pensate, chi davvero ha capito attentamente il pensiero di Leopardi è stato un altro poeta, un poeta del nostro Novecento, sempre italiano, che si chiamava Alfonso Gatto, nato a Salerno, vissuto per la maggiore a Milano. Alfonso Gatto, in un testo che, pensate, è stato questo testo pubblicato in Italia soltanto nel 1910, perché lui aveva scritto questo saggio su Leopardi in francese e solo nel 10 è stato tradotto e pubblicato in Italia. Ebbene, lui a pagina 22 di questo suo saggio brillante su Leopardi dice, testuali parole: ogni giorno per Leopardi è stato l'anniversario della sua vita. Ogni giorno. Lui adorava la vita, è vero, amava la vita. E quello che faceva era, sì, certo, ci sono stati i 7 anni di studio matto e disperatissimo,
voluti soprattutto dal conte Monaldo, che veniva citato poc'anzi. Il conte Monaldo aveva un'idea che veniva dall'illuminismo, bontà sua. Pensava di acculturare il volgo, quindi ha sperperato una fortuna finché la moglie non ha preso in mano tutto l'organizzazione di casa, per intenderci, e a un certo punto lui ha detto: ok, io organizzo questa meravigliosa biblioteca e qui magari la donzelletta che viene dalla campagna in sul calar del sole, poi stanca morta, viene a studiare. Invece non era così, perché la donzelletta tornava a casa e magari andava a filare e si organizzava per the day after. Ora, chi realmente ha studiato in quella biblioteca sono stati i tre figli, e in particolare Monaldo era ossessionato per Giacomo, per il suo Giacomino, tant'è che il giovane Giacomo Leopardi veniva tanto difeso sia dal fratello e soprattutto da sua sorella, che lui chiamava spesso Pilla Paolina. E il padre era talmente ossessionato, tutti siamo andati a casa Leopardi e a breve vedremo anche qualche immagine, e una cosa che è rimasta intatta è il luogo in cui si trova la scrivania del conte Monaldo. Il conte Monaldo stava seduto lì alla scrivania e dalla scrivania guardava il figlio studiare, e lo guardava continuamente. Questi sono stati purtroppo i 7 anni di studio matto e disperatissimo, doveva studiare per forza, e anche noi abbiamo dovuto per forza studiare, certo, Leopardi. E in un certo qual modo, io mi occupo di pedagogia, sappiamo che ci hanno fatto anche un po' sotto alcuni aspetti odiare. Ho fatto 10 anni fa un esperimento, 10 anni fa ero ancora straordinario, adesso purtroppo sono semplicemente un ordinario, ero uno straordinario e mi piaceva il fatto di essere straordinario, e avevo appunto la cattedra di semiotica dell'arte, e allora diedi da leggere, da studiare e da imparare a memoria a ogni ragazzo una poesia scelta di Leopardi. Nessuno scelse La ginestra o Il tramonto della luna, che come sappiamo sono il dittico finale che chiude la vita di Leopardi, venuto a mancare tra l'altro a 38 anni, non a 39, perché lui è morto 14 giorni prima del suo compleanno, purtroppo. E quindi davvero una vita breve ma intensa. Leopardi appunto odiava l'arte del proprio tempo. E io devo dire di essere anche abbastanza fortunato, perché casa Leopardi la conosco quasi come casa mia, perché posso andare, entrare in casa e andare ovunque, perché siamo molto amici con la Olimpia Leopardi, e proprio lei qualche anno fa ebbe a dirmi: Antonello, facciamo qualcosa così come la faceva il conte Monaldo. Monaldo fondamentalmente sì, poi ha fatto studiare i suoi figli, perché nessuno andava a studiare in questa biblioteca, ma aveva fatto qualcosa, aveva aperto uno spazio per il volgo, per acculturare il volgo. Questa era la sua idea illuminista, un'idea che comunque girava non solo in Italia, ma era un'idea che un po' ovunque in Europa e anche in Russia con Caterina la Grande si era andata a formare. Non dimentichiamo che la Caterina la Grande aveva chiamato fin anche D'Alembert a scrivere un programma scolastico. Ebbene, Olimpia decide a un certo punto di organizzare una serie di esposizioni d'arte contemporanea. Naturalmente il tema doveva essere la poesia o Leopardi in generale. E allora 2 anni fa, per celebrare in ritardo purtroppo il centenario dell'infinito, le dissi: ok, organizziamo un'esposizione e la chiamiamo Io nel pensier mi fingo, perché Io nel pensier mi fingo appunto è il teatro della mente, il luogo in cui tutto può succedere, chiamando naturalmente una serie di artisti e mettendo questi artisti in dialogo con il pensiero di Leopardi.
e offrendo naturalmente al pubblico di Casa Leopardi, che stacca un biglietto anche abbastanza costoso, non solo un attraversamento di quella che è l'atmosfera leopardiana, ma anche un attraversamento visivo. Mi fu detto subito: non mettiamo i video, perché il video dura tanto e una passeggiata in Casa Leopardi ha una durata ben precisa, che è quella di 20 minuti, 25 minuti, se una persona decide di andare anche a casa, in camera da letto di Leopardi, di Giacomo, che è stata aperta da qualche anno al pubblico. Tra l'altro, proprio oggi mentre parliamo, bisogna dire che Casa Leopardi è chiusa al pubblico e sarà chiusa al pubblico per restauri strutturali per un mese e riaprirà appunto nel prossimo mese di marzo. Leopardi, a proposito dell'arte del proprio tempo, diceva: l'arte del mio tempo è uno stile ordinario dei nostri, parlava di stile ordinario dei nostri pittori, e accusava l'arte del proprio tempo di essere un'arte senza alcuna sfumatura, un'arte di copia, ma non di copia della realtà, non di copia della natura, anzi la copia della realtà, la copia della natura per lui erano importanti, fondamentali nell'ambito della costruzione dell'immagine. No, lui parlava di copia della copia, trita e ritrita. Era questo che Leopardi non accettava degli artisti del proprio tempo, e anche in dialogo con una serie di leopardisti abbiamo pensato di organizzare delle esposizioni, delle impaginazioni molto particolari, invitando non solo artisti italiani ma anche artisti stranieri, in dialogo con il pensiero magari di un poeta, di un artista, che con il quale si mettessero in contatto. Detto poeta, ho detto anche artista. Artista perché non dimentichiamo che Leopardi è stato anche un eccellente disegnatore e ci ha lasciato anche una serie di opere ad olio. Disegnatore, abbiamo tanti disegni, e probabilmente l'anno prossimo sarà organizzata un'esposizione dei disegni appunto di Giacomo Leopardi, quei disegni che lui lasciava a margine di una pagina, oppure veri e propri disegni realizzati attraverso un gioco lineare e di fantasia. Ed è il Leopardi davvero meno conosciuto e meno attraversato, quello del disegno, quello di una dimensione realmente miocinetica, dove non è la scrittura in sé a farsi parola, ma è l'immagine a creare qualche incanto, qualcosa di assolutamente nuovo. E non dimentichiamo tra l'altro che anche la scrittura, la calligrafia per lui era importante, perché Leopardi era un materialista. Leopardi vedeva la scrittura non come qualcosa di etereo, non come qualcosa di fuggente, sfuggente, di lontano dalla realtà. Per Giacomo Leopardi la scrittura era un possesso, la scrittura era corpo. Esattamente questo, la scrittura, ogni singola parola per lui era corpo, e non un corpo a corpo con la pagina, era realmente corpo. Vediamo qualche immagine. Anzitutto ci serviva un titolo, ci serviva qualcosa che potesse avere una cadenza ben precisa. E allora appunto eravamo a Recanati, l'unica cosa che davvero ci venne in mente in dialogo con Olimpia fu la parola intervalli, giocando con questo termine, perché la nostra idea è stata quella di aprire Casa Leopardi all'arte contemporanea l'anno scorso, e quest'anno c'è stata una nuova esposizione, e di organizzare una cadenza annuale. Quindi dall'anno scorso e per i prossimi 10 anni organizzeremo un'esposizione d'arte contemporanea. Intervalli perché ha a che fare con un diastema
temporale, con un intervallo temporale, ma ha a che fare anche con lo stare tra le valli, fondamentalmente Recanati è un paesino che si trova tra le valli, dove ci sono quei monti azzurri meravigliosi di cui parla Leopardi, recuperando la parola, questi termini, monti azzurri, da i monti azzurrini di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci utilizza questo termine, monti azzurrini, a pagina 34 del suo, purtroppo lui non l'ha visto pubblicato perché è venuto a mancare poco prima, il suo trattato della pittura, dove parla appunto di questi monti azzurrini e dove parla appunto delle verzure in particolare. Ebbene, Leopardi lo ricava da lui, lo recupera e richiama alla memoria i suoi monti. Intervalli. La prima esposizione, appunto, inaugurata il 15 ottobre del 2022, è Io nel pensier mi fingo, con una serie di artisti che appunto hanno cercato, hanno tentato di avvicinarsi a quello che ora è il pensiero di Leopardi, ora è una poesia di Leopardi, ma una cosa importante, sempre in maniera molto libera. Ogni artista è stato invitato e con molta libertà ha presentato un progetto, senza mai organizzare, perché qui a volte si cade nel ridicolo, soprattutto nel momento in cui si richiama alla memoria un nome importante della poesia, della letteratura o dell'arte, di dare il tema, il compitino. Bisogna lavorare su questo e quindi questo devi organizzare. E invece ogni artista ha elaborato un suo discorso, un suo percorso. In questo caso siamo con un'artista sudamericana che ha realizzato, un'artista nata in Bolivia, nata a La Paz nel 1981, che ha realizzato un'opera intitolata È come il vento. E dunque, è come il vento, odo stormir tra queste piante, io con l'infinito silenzio a questa voce vo comparando. È come il vento. L'artista ha elaborato un discorso molto particolare. Ha lavorato con l'interculturalità, nel senso che sappiamo che non c'è una pittura pura. E poi è un artista che viene dal Sud America, in Sud America tutti gli artisti elaborano un discorso molto particolare, quello inevitabilmente del meticciato culturale. Da quando sono arrivati i cosiddetti conquistadores è cambiato tutto, e infatti se vogliamo vedere anche delle opere straordinarie di barocco mestizo bisogna andare in Sud America. A La Paz, ad esempio, c'è una ecclesia meravigliosa di barocco mestizo che non è stata ancora del tutto studiata perché ha delle grandi affinità con alcune chiese italiane e con alcune chiese spagnole. Quindi non c'è cultura senza intercultura. E allora l'artista anzitutto ha letto Leopardi e è rimasta sedotta non solo alla lettura dell'infinito, scritto all'età di 21 anni da Leopardi nel 19. A proposito dell'infinito bisogna dire una cosa molto importante, che l'infinito rompe definitivamente l'idea del sonetto, quel sonetto che era stato creato, organizzato e pensato da Jacopo da Lentini, l'oviso e son diviso dall'oviso, eo per avviso veo divisare, quel sonetto che poi è stato grammaticalmente cristallizzato da Petrarca, e non dimentichiamo che Petrarca è il nonno poetico di Leopardi, ecco che lui lo distrugge, perché il sonetto, che è fatto di tot versi, di 14 in particolare, lui aggiunge il quindicesimo verso, e quel quindicesimo verso che aggiunge e che taglia in due il sonetto definitivamente, quasi una rasoiata nell'occhio del sonetto, è proprio Io nel pensier mi fingo. Lui modifica definitivamente le sorti del sonetto, e per questo si dice spesso in letteratura italiana che non ci sarebbero stati i vari Giorgio Caproni o i vari Andrea Zanzotto o i vari Mario Luzi eccetera, o i vari Raboni o anche Edoardo Sanguinetti, senza una figura come Leopardi.
l'outsider, il fuoriclasse, colui che crea una dimensione assolutamente nuova rispetto al passato, attraversandolo però il passato, lo sappiamo, perché da una parte per lui è importante e fondamentale la figura di Petrarca, dall'altra parte è centrale, assolutamente centrale, una figura che forse è più di nicchia, un po' meno studiata, che è quella di Torquato Tasso. Lui era particolarmente innamorato della Minta di Tasso, tant'è che quelle due figure femminili della Minta di Tasso, Nerina e Silvia, diventano due donne centrali nel suo discorso poetico. Edoardo Sanguinetti su questo, Tempus erat, quo cuncta silent, ebbe a scrivere davvero un saggio straordinario. E un'altra figura per Leopardi importante, poi torniamo a questo attraversamento visivo, è stato Ovidio. Ovidio era per lui qualcosa a cui tornare continuamente, tant'è che le Metamorfosi di Ovidio si trovavano in una scaffalatura che suo padre non gli voleva far tanto studiare, perché lui doveva studiare quello che il padre diceva, e allora lui di tanto in tanto la sera andava a prendere le Metamorfosi di Ovidio. Beh, è normale, è un libro meraviglioso, se una persona comincia a leggere Ovidio, ante mare et terra et quotegit omnia, unus erat tutta natura vultus in orbe, quem dixere caos, è un crescendo continuo, e quindi nel momento in cui si entra in Ovidio non si esce più. E lui appunto lo attraversava continuamente ed è stato anche humus per la sua poesia. Nerda Zapata è come il vento, se notate, questa è casa Leopardi, io vi ho inserito alcune immagini dove è possibile guardare anche, come dire, la scrittura espositiva, e abbiamo modo qui di guardare una serie di piccoli quadretti. Sono dei quadretti in la cui cornice è fatta in un legno molto particolare che si trova in Sud America ed è un albero tra l'altro profumatissimo, adesso anche da noi cominciano ad arrivare dei pezzetti di questo legno che si bruciano in casa e profumano l'ambiente, tra l'altro un albero in Sud America utilizzato per punire le persone perché sopra si arrampicano delle formiche carnivore sull'albero e quindi attaccavano le persone che venivano divorate da queste formiche carnivore. E l'albero si chiama El Palo Santo, il Palo Santo, ed è davvero profumatissimo, e lei ha realizzato le cornici in Palo Santo, quindi immaginate anche il profumo nel momento in cui si entrava in questa prima sala. E questa è una sala molto importante perché è la sala di apertura nel viaggio di casa Leopardi. Poi sulla parete, non si vede tanto bene, ha disegnato, per questo sotto c'è scritto wall drawing, è un disegno, c'è una linea nera che è la linea dei Monti Azzurri, e guardando l'opera i Monti Azzurri sono alle spalle, quindi c'è questa linea e sulla linea via via si trovano appunto questi piccoli quadretti contenenti all'interno dei Mysterios. Il Mysterios nella cultura andina, che è molto legata alla Pachamama, la Pachamama è la madre terra, i Mysterios fanno parte di un discorso votivo che è detto Mesa, Mesa che viene appunto dal nostro latino, che ha a che fare con la mensa, ed è praticamente un piatto dove all'interno si mettono tutta una serie di oggetti, compresi questi Mysterios, che sono fatti in zucchero e che rappresentano, raffigurano ora lo studio, ora per l'amore per la libertà, ora tutta una serie di simbologie che hanno a che fare con quello che è il nostro desiderio, quello che noi vogliamo dalla madre terra, e queste mese vanno bruciate e vanno donate alla madre terra. Ebbene, lei ha utilizzato, ha preso una serie di questi Mysterios e ogni Mysterios lo ha collegato alla figura di Leopardi. Il desiderio di evadere, di allontanarsi dalla casa paterna, ha trovato un Mysterios che aveva a che fare con la casa paterna, e poi naturalmente ha utilizzato anche altri materiali come foglia oro o anche foglia argento.
Accanto a questo lavoro c'era un altro lavoro di un'artista importante italiana, Patrizia Molinari. Patrizia Molinari, che ha lavorato con una certa sensibilità, ha utilizzato dei lavori che si chiamano sassi segmenti. Patrizia Molinari è, tra l'altro, viene da anche lei dalla famiglia Leopardi, è molto vicina alla famiglia Leopardi, infatti anche la famiglia Molinari sono dei conti di Senigallia e hanno dei forti rapporti di partecipazione. Molinari ha utilizzato vetro di Murano, quindi ha lavorato a Murano, con soffiato a canna, quindi noi sappiamo benissimo che grazie tra l'altro anche alla regina allora Margherita di Savoia, che esistono ancora queste tecniche, perché lei ha ripreso in mano e ha cercato di mantenere vivo l'interesse sia su Murano che su Burano. Murano per il vetro, Burano per il tombolo. Patrizia Molinari appunto ha pensato di organizzare una serie di sfere, una serie di sfere traslucide, una serie di sfere appunto in un vetro purissimo, per far entrare una certa luce, una luce molto particolare nello spazio. E poi ci sono appunto una serie di altri lavori per riempire, per organizzare l'impaginazione dello spazio. Da una parte un altro mistero per Silvia, collocato solitario di fronte alla casa della Fattorini, quindi che è diventata tra l'altro una casa vacanza di Casa Leopardi. E ancora un altro mistero legato agli amanti, legato a quella che era una parete più strettamente vicina alla sua idea di amore. Leopardi aveva un'idea di amore straordinaria, lui sperava tantissimo nell'amore e si è anche innamorato in più di un'occasione, come chiunque, e dunque lui era alla ricerca di un amante, alla ricerca di una persona che potesse farlo sentir vivo. Ancora un altro artista, in questo caso è un artista malesiano, classe 1954, il quale ha pensato di lavorare sul paesaggio, di elaborare un discorso sul paesaggio. Naturalmente, signore, questa è arte contemporanea. È quell'arte sulla quale noi spesso inciampiamo e diciamo, beh, ma io però l'arte contemporanea non la capisco. A partire dallo scacco delle avanguardie storiche, da quando Marcel Duchamp ha cominciato a elaborare una serie di discorsi e con lui tutta una serie di altri amici, ecco che si è creato un piccolo problema. Io però l'arte contemporanea non la capisco, eppure l'arte contemporanea, si può entrare nell'arte contemporanea, si può capire, conoscere, attraversare la sensibilità di un artista. Del resto, tra l'altro, bisogna dire che per ciò che concerne la prima esposizione, questa prima esposizione organizzata, noi abbiamo lavorato molto in punta di piedi. In punta di piedi perché naturalmente i leopardisti non vogliono assolutamente che si tocchino le due sale sacre, ovvero sia quelle sale dove realmente Leopardi ha studiato e dove lui insieme a suo padre, sua sorella e suo fratello hanno catalogato e sistemato i libri. Quelle due sale non si toccano e non sono state toccate quelle due sale. Però abbiamo cercato di lavorare con lo spazio, di giocare con lo spazio, e in questo caso l'artista Lim, malesiano, ha pensato di lavorare con quell'atmosfera, quel paesaggio che aveva visto lì, e di realizzare dei teli con atmosfere cromatiche e con sopra scritta sempre la stessa frase. Ancora un lavoro di Maurizio Mochetti. Maurizio Mochetti è un artista italiano tra i più importanti del secondo Novecento, nato a Roma nel 1940, e in questo caso abbiamo scelto di lui un lavoro dell'85, una sfera laser. Mochetti è il primo artista che ha lavorato in assoluto con il laser. Sfera laser perché? Perché il laser sappiamo che punta e va
verso l'infinito e dunque anche per creare dei rapporti di partecipazione e di compenetrazione sempre con quella che è la poesia o la dimensione, l'atmosfera leopardiana. Questo nell'Alcova. Ancora un'artista americana, Melissa Loman, con una serie di segni, di disegni, di pastelli su carta. Ancora Tommaso Binga, un'artista italiana, una femminista, classe 1931, tra l'altro la prima artista a essersi italiana, esposta a un pubblico di soli maschi. Tommaso Binga è pseudonimo di Bianca Menna, di Bianca Pucciarelli Menna, e quindi Tommaso è un po' il fare il verso al nome di Filippo Tommaso Marinetti. Binga è qualcosa di affettivo, perché Binga è come pronunciava lei il suo nome da ragazzina, quindi non riusciva a dire Bianca, ma si chiamava Binga, e allora ha lavorato con due tessuti diversi, utilizzando questo pseudonimo per bucare quello che era un discorso all'epoca esclusivamente maschile. Non dimentichiamo che Tommaso Binga è una di quelle artiste che nel 1978, in occasione dell'ennesima Biennale di Venezia di soli maschi, si è infuriata, e nel 78 per la prima volta nella storia viene organizzata un'esposizione di sole donne, materializzazione del linguaggio, curata da Mirella Bentivoglio, finalmente la voce alle donne. Tommaso Binga in questo caso presenta un dattilocodice che chiama Alpha Symbol, questo anche per giocare con la scrittura, del resto siamo nell'ambito di un discorso con Leopardi legato alla scrittura, legato alla parola, e allora in ogni esposizione abbiamo sempre pensato di inserire un artista legato alla poesia visiva. In questa esposizione Tommaso Binga, nell'esposizione successiva, quella di quest'anno, dell'anno scorso, ma del 2023, il padre della poesia visiva, che è Lamberto Pignotti, con alcune sue poesie visive dedicate realmente a Leopardi, la prima del 1965, le altre quattro del 1975. E in questo caso siamo con un Alpha Symbol di Don Belate, ovvero sia è una e commerciale molto particolare, sempre ripetuta, e questa e commerciale sembra una donna velata, il grande problema degli ultimi decenni, il problema in particolare di un abbigliamento che noi conosciamo, tra l'altro il più punitivo di questi abbigliamenti è il burka afghano, perché quello afghano elimina anche gli occhi, non si vedono neanche gli occhi. E la particolarità del burka, come sappiamo, se una persona insomma legge sui libri di storia della moda, è che il burka non viene fuori da una dimensione religiosa. Il burka non viene fuori dal Corano. Se noi leggiamo il Corano, non c'è scritto da nessuna parte che la donna deve essere completamente velata e vestita. C'è scritto soltanto che deve mettere, come anche nelle altre religioni, prima di entrare in un luogo sacro, di semplicemente accomodare un po' di più. Il burka nasce perché un signore, uno sceicco, una figura che aveva il suo harem, era molto geloso di tutte le sue mogli e doveva purtroppo spostarle da un luogo a un altro, e non voleva assolutamente che venissero guardate da altri uomini in questo passaggio, in questa traversata, e quindi aveva pensato bene di utilizzare questo indumento che poi è diventato quasi una sorta di moda. Tommaso Binga, ancora un altro artista nato a Melbourne nel 1967, e si chiama Adrien Tranquilli. Adrien Tranquilli riprende dall'epos del Novecento la figura del supereroe. In questo caso abbiamo scelto un suo lavoro dove si intravedono gli occhi di un Batman, però sono quasi sigillati, è tutto chiuso, è tutto blindato, quasi a chiudere, incarcerare l'infinito. E tra l'altro devo anche dire che quando quest'opera è stata vista dalla,
Leopardi ha detto: mi guarda, ha gli occhi esattamente come i miei e come mio zio, mio nonno e mio bisnonno, e quindi ha deciso anche di farla diventare parte integrante della sua collezione personale. Ancora, Jeanne Geiger, artisti che vengono da luoghi diversi, da dimensioni diverse. Jeanne è un'artista che vive in Sudafrica, sudafricana, e in questo caso abbiamo utilizzato un suo lavoro con inchiostro, un suo lavoro che potesse ripensare il paesaggio. Giacomo Leopardi, nel suo Zibaldone, parla di desiderio dell'infinito e parla soprattutto di immaginazione. Quasi quell'immaginazione che poi diventa, per i sessantottini, l'immaginazione al potere. Perché l'immaginazione per lui era tutto. E lui stesso diceva: se perdiamo l'immaginazione, allora abbiamo perso qualsiasi cosa. E tant'è che verso la fine lo dice: le magnifiche sorti e progressive. E lì c'è proprio un no. Sprezzare l'umanità, dice, ecco, le magnifiche sorti e progressive, a che cosa sono arrivate? Eppure proprio in quella poesia straordinaria dove lui inserisce questo verso, le magnifiche sorti e progressive, diventa nell'anno successivo centrale, nel 2023, diventa centrale un verso. Noi sappiamo che è la ginestra di Leopardi è davvero qualcosa di unico, di prezioso, è un trattato filosofico, e abbiamo anche tutta una serie di esempi, e tra l'altro sembra quasi un discorso anche organizzato da un regista, nel momento in cui Leopardi ci dice: qui, esattamente qui, in questo luogo, sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Vesè, ci sta dicendo dov'è, e se guardiamo quasi come una macchina che si muove, poi arriva a dei versi che sono davvero di straordinaria poesia, una sorta di evocazione. Sovente in queste rive che desolate a bruno vesti il flutto indurato e par che ondeggi, seggo la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle cui di lontan fan specchio il mare e tutto di scintille in giro per lo vuoto sereno brillare il mondo. Sono dei versi davvero straordinari, e noi abbiamo pensato appunto di prendere uno di questi versi in purissimo azzurro e di giocare anche con l'azzurro, ma non solo con l'azzurro come colore, ma anche con il buio, perché quell'impurissimo azzurro non è l'azzurro del cielo, no, è qualcosa che ha a che fare con l'imbrunire o con l'antelucano, è qualcosa che ha a che fare con il prima e il dopo del giorno, quando sta per arrivare la notte, tant'è che lui ce lo dice espressamente, è tutto di scintille in giro, si vedono già le stelle, cielo e mare diventano un'unica cosa. In questo caso gli artisti sono stati tanti, tantissimi, perché abbiamo giocato anche un po' con i numeri. La prima esposizione, gli artisti erano 8, perché ottavo era il verso dell'infinito preso. La seconda esposizione, gli artisti 21, non vi preoccupate, li guarderemo velocemente. Gli artisti 21 perché 21 erano gli anni in cui Leopardi aveva scritto l'infinito. L'anno prossimo stiamo ancora cercando di capire quale sarà, ma probabilmente sarà Vaghe stelle dell'Ops. In questo caso siamo con tutta una serie di artisti, sempre non solo italiani, ma artisti di diversa generazione, di diversa provenienza, artisti che lavorano anche da un'angolazione ormai babelica, che lavorano con linguaggi diversi, italiani e non solo. Qui abbiamo un artista che è Giuseppe Ciraci, con tutta una serie di lavori, e a differenza della prima esposizione, dove abbiamo cercato di mantenere un contegno, in questa abbiamo osato, quindi abbiamo utilizzato
tutti gli spazi, anche gli spazi delle cucine, qualsiasi spazio tranne sempre quelle due sale sacre, per non irritare i leopardi. In questo caso siamo con Giuseppe Ciracini, un artista che lavora con l'azzurro, che lavora con un colore particolare, che lavora con i libri di storia dell'arte, noi sappiamo, e lavora naturalmente con il tempo. Lavora con l'atmosfera reale. Quello che fa l'artista è prendere dei libri di storia dell'arte e lasciarli alle intemperie, e lasciarli al sole, alla pioggia. Di questi libri, naturalmente noi sappiamo, l'unico colore che resta aggrappato alla pagina e il resto svanisce è il ciano. E poi lui riprende queste pagine e rielabora dei discorsi. In questo caso lui ha realizzato dei lavori tutti legati da una parte alla storia dell'arte, a un attraversamento della storia dell'arte, quasi a una ideologia del traditore, direbbe Achille Bonitoliva, dall'altra parte legati a quella che è una visione per lui leopardiana e anche a una dimensione scolastica. Ancora un altro artista, Ulrich Egger, con un lavoro fragile, legato alla fragilità, e dove quello che abbiamo è una morsa che tiene stretta una finestra con delle lastre, quindi la fragilità, lui ha voluto lavorare su quella che è la fragilità dell'uomo, rileggendo appunto la ginestra leopardiana. Ancora Ciro Vitale ha realizzato un libro in cera e smalti e con tra l'altro una polvere particolare presa dalla terra del Vesuvio, or tutto intorno una ruina involve, proprio richiamando dei versi della ginestra. Ancora in Minus Log, una coppia di artisti con delle finestre silenziose, pensando alle finestre, alla finestra in particolare di Leopardi, da cui Leopardi voleva spesso fuggire. Non dimentichiamo che Giacomo Leopardi, lo sappiamo, questo suo desiderio di andare via, perché doveva restare per forza lì a casa, in quella biblioteca, è arrivato fino anche a falsificare una bolla papale, a falsificare il passaporto per andarsene via. Poi purtroppo è stato intercettato da suo zio mentre andava via. Ancora un altro lavoro, Giusy Calia, con E sto abbracciato a te. Ancora un altro lavoro di un artista di nome Enrico Pulsoni, con dei volti travolti, tutta una serie di volti incastrati tra loro, e se una persona guarda bene, attentamente, può leggere la firma all'interno Giacomo Leopardi. Questa è una sala, la sala in cui si trova appunto l'opera di Pulsoni, ma la sala in cui si trovano anche tutta una serie di altri lavori. Abbiamo ad esempio una tenda azzurra, ed è una tenda molto particolare, realizzata da un artista francese, dove se una persona guarda attentamente la tenda, sembra un manto stellato, e l'artista l'ha realizzata con dei fuochi d'artificio, facendola bruciare attraverso dei fuochi d'artificio. Abbiamo ancora in fondo, se notate, un punto azzurro, che è l'opera di un artista di nome Giuseppe Stampone. Il titolo è Duchamp che incontra Duchamp a casa di Vermeer, ed è un'opera che è un attraversamento di alcuni nuclei di storia dell'arte. Duchamp e Vermeer sono per Giuseppe Stampone dei maestri, e allora lui ha pensato di lavorare su quelli che visivamente sono per lui dei maestri, così come Leopardi, che è sempre uguale a se stesso, è sempre uroboreo, ha lavorato con alcuni suoi maestri per tutta la vita. Tra l'altro, se notate in questa didascalia, l'artista ha lavorato con la penna Bic, e stiamo parlando di un artista che è il secondo artista al mondo a cui la Bic dedica un colore. Il primo artista è stato un artista francese che si chiamava Yves Klon, che ha lavorato sempre con l'azzurro. E il secondo artista è Giuseppe Stampone. La Bic realizza un colore che si chiama blu stampone e gli manda 200 penne al mese.
stiamo parlando di un artista che disegna esclusivamente con la penna ed è anche molto presuntuoso, forse ha la stessa presunzione che aveva Leopardi, perché lui dice: per me una persona che disegna con la matita è un fallito e non sarà mai un artista. Si disegna esclusivamente con la penna, perché la matita si corregge, la penna. Ecco appunto il disegno realizzato in penna bianca, blu Stamponi, da Giuseppe Stamponi. Ancora un altro artista, Deborah Napolitano, che per l'occasione, rileggendo Leopardi, o meglio ripensando a Leopardi, ha realizzato dei piccoli Pinocchi, tanti piccoli Pinocchi. Il lavoro l'ha chiamato, recuperando sempre un verso leopardiano, Nodi quasi di stelle, e ha realizzato e ha disseminato questi Pinocchi in alcune sale, in due sale nello specifico, di Casa Leopardi. Con questi Pinocchi, dove c'è un Pinocchio molto teatrale come discorso, perché c'è il Pinocchio che si avvicina a un libro e si spaventa, c'è ancora un altro Pinocchio che guarda verso la finestra e vuole scappare, quindi c'è un avvicinamento al libro oppure un desiderio di fuggire, più o meno appunto quella atmosfera che si viveva attraversando la vita di Giacomo Leopardi. Ancora un altro artista, marchigiano lui, di Macerata, nato nel 1983, Fabrizio Cotognini, il quale ha lavorato con delle fusioni in bronzo di volatili, di passeri, e quindi a richiamare il passero solitario da una parte, dall'altra parte con alcune piante, quasi a evidenziare la caducità, quella caducità che tanto spaventava Leopardi e soprattutto quella caducità che spaventava Leopardi e che lui individuava nella caduta del bello, della bellezza. Leopardi in più di un'occasione nel suo Zibaldone, quando parla di bello a proposito di arti, quando evidenzia un discorso sul bello, dice: il bello non è purtroppo quello reale, eterno e immutabile. Non è, queste sono le parole proprio che usa, eterno e immutabile, ma il bello muta, svanisce, e ciò che resta praticamente è il nulla. Ancora appunto, una sala dove ci sono dei Pinocchi, Pinocchi che fuggono, che vengono attratti dai libri. Ancora, in questo caso, nell'alcova c'è un lavoro di Sebastian Contreras, dove questo lavoro piramidale richiama alla memoria il Vesuvio. O ancora un altro lavoro di un artista, classe 1957, Mrđan Bajić, nato a Belgrado, dove l'artista elabora un discorso proprio su quelle magnifiche sorti e progressive. Il titolo di quest'opera è in italiano, tra l'altro, facciamo finta di niente, nel senso che quando succede qualcosa si suol dire a volte facciamo finta di niente, e lui le prime volte quando veniva in Italia negli anni Ottanta, quando appunto pensava che l'Italia, che il suo paese si stesse avvicinando all'Italia, quello che era stato il boom economico in Italia, ecco che lui sentiva dire ogni tanto facciamo finta di niente, gli era rimasta impressa questa frase, questo modo di formulare le cose. Allora è cascata una bottiglia, vabbè, fa niente, facciamo finta di niente, si ripulisce, va bene. E anche da lui c'era il mito del progresso, il mito dello star bene, il grande boom, il grande sogno, prima con Tito e poi via via è andato a morire quel sogno. E ciò che è rimasto è stato appunto quello che lui dice, un globo, tu m'hai fatto, un globo con tanti elementi che vengono fuori, quasi elementi tumorali, le magnifiche sorti e progressive, così ha definito lui questa parte del suo lavoro. E sotto c'è quel sogno e quella speranza di cui non resta assolutamente nulla, il sogno e la speranza sono sottolineati, evidenziati appunto da una vespa. La Vespa è stata il grande sogno di un boom del benessere. Ancora,
dei lavori qui abbiamo osato particolarmente, perché abbiamo messo le mani tra le carte del giovane, giovanissimo allora, Giacomo Leopardi, e abbiamo sottratto qualcosa per aggiungere qualcosa, per giocare con un elemento che viene dalla poesia. Voi sapete benissimo che nel 1917 un grande estetologo, nonché poeta e nonché teorico della letteratura, Viktor Shklovsky, comincia a parlare, utilizza, lancia sulla piattaforma della cultura un nuovo termine. Questo termine è ostranegne, che volendolo tradurre letteralmente è estraneazione, spiazzamento, mettere due cose diverse vicine che creano una sorta di cortocircuito, ma in questo caso noi abbiamo cercato di creare, speriamo bene, un cortocircuito costruttivo tra le carte di Leopardi e alcune poesie visive del padre della poesia visiva, di Lamberto Pignotti. Non dimentichiamo che Lamberto Pignotti è proprio con lui che nasce al Forte Belvedere nel 1963 la poesia visiva, che poi viene cristallizzata nel 1964 grazie anche a una serie di altri poeti, convegni e incontri come Nanni Balestrini, che organizza appunto un discorso sul gruppo 63. Lamberto Pignotti, che voi pensate, lui era stato tanto elogiato dai poeti di primo Novecento. Chi amava particolarmente Lamberto Pignotti è ancora vivo, è classe 1936, e, pardon, classe 1926, chi ha amato particolarmente Lamberto Pignotti all'origine, il primo Pignotti che aveva ancora una scrittura lineare, era Eugenio Montale. Eugenio Montale diceva che Lamberto Pignotti sarebbe stato la speranza delle nuove generazioni. Poi quando ha visto che cominciava a fare queste cose ha detto no, non ci piaci più. E invece lui sarebbe tanto piaciuto a una figura come Leopardi, perché Leopardi comunque era un progressista, era uno che guardava avanti, che aveva gli occhi rivolti verso il futuro, era uno che non si fossilizzava ed era soprattutto curioso, era curioso di vivere e di conoscere cose nuove. Quando finalmente è andato via di casa, ecco che ha cominciato a girare, a conoscere, a guardare con i propri occhi, de visu, le cose, e poi ha fatto tutto quello che non gli permetteva il papà: mangiare confetti a dismisura e gelato al limone. Del resto sappiamo che lui è morto per questo, troppi confetti. Ne mangiava a volte fino anche un chilo al giorno, e i confetti da allora non erano come i nostri confetti di oggi, i confetti erano davvero confetti, così come il gelato al limone, tant'è che lui soffriva davvero tanto e il medico gli dava da bere tutta una serie di decozioni per riorganizzare appunto lo stomaco. E si sarebbe molto divertito nel guardare appunto lavori di Lamberto Pignotti, che appunto elabora un discorso di vera e propria guerriglia semiotica. Non dimentichiamo che la poesia visiva è esattamente questo, è guerriglia semiotica, e soprattutto è un pareggiare i conti definitivamente tra le arti e soprattutto tra le donne e gli uomini, tutti uguali. Questo dicevano i poeti e le poetesse della poesia visiva, e in questo caso siamo con Super Leopardi del 65, tra l'altro un'opera molto particolare che nel 66, quando è stata portata a New York, al MoMA, proprio questa, e hanno bontà loro organizzato il catalogo e hanno messo sotto, anziché il titolo esattamente questo, Super Leopardi, Super Leopardis, l'hanno un po' modificato. E questa è una cosa che Olimpia, quando le è stata raccontata dallo stesso Pignotti, ha detto: capita spesso anche a me oggi, quando leggono il mio cognome aggiungono la S. Ancora un'altra sala, questa è la sala, è la stanza di Monaldo, quindi un attraversamento,
e anche nella stanza di Monaldo abbiamo pensato questa volta di metterci le mani con due lavori in particolare. Da una parte un lavoro di Naoya Takahara, un cielo azzurro, The Blue Planet, dove si vede però qualcosa che ha a che fare con il disastro, perché ci sono degli aerei. Non dimentichiamo che Naoya Takahara è un artista giapponese ed è un artista che continua a fare i conti con quello che c'è stato nel proprio paese, con un grande massacro che a volte viene dimenticato. Dall'altra parte un altro artista, l'unico non in vita, ma di cui abbiamo pensato necessario inserire una sua opera, Beto Pisani. Beto Pisani è stato definito uno degli artisti più influenti del secondo Novecento, e abbiamo inserito in Beto Pisani una pietra, la pietra filosofale. Del resto lo studio che cos'è? Lo studio di una persona, il luogo, lo studio è il luogo di espressione mentale della persona stessa, il luogo dove la persona si ritrova e studia. E del resto sappiamo anche che la radice di studio, di studiare, è la stessa di stupirsi, di istupidirsi, perché una persona incontra qualcosa di nuovo e ecco che riesce ad andare avanti. Ed ecco che abbiamo pensato di inserire una sua pietra filosofale. La pietra filosofale ne sappiamo che cos'è, certo non è quella che trasforma le cose realmente in oro. La pietra filosofale è una ricerca che è la ricerca di tutta la vita, la ricerca non tanto della verità, perché la verità non esiste, esistono tanti punti di vista magari, come diceva Nietzsche, ma l'amore per lo studio, la concentrazione per lo studio e il portare avanti e maturare una serie di idee, il trasformare la materia plumbea in materia aurea. Ed è quello che ha fatto non solo Monaldo, perché anche Monaldo Leopardi ha studiato profondamente, perché Monaldo, non dimentichiamo che conosceva cinque lingue, ma l'ha fatto anche suo figlio, o meglio i suoi figli. Ancora l'ultima sala con un artista che si chiama Paolo Canevari, un artista italiano molto importante, tra l'altro un'opera molto simile a questa è in collezione al MoMA di New York. E siamo con un'opera in una lastra di gomma molto spessa, quasi a indicare un cielo notturno, con sopra delle perle. Quelle perle naturalmente non sono le perle coltivate, sono vere e proprie perle, tant'è che questo è un lavoro che costa 85.000 euro. Ancora la stessa sala con una serie di altri artisti, Giulia Cran, Paola Iacono, Giulia Napoleone, con un lavoro tutto tirato all'azzurro, e infine Mattias Kostner. Da una parte abbiamo delle opere, un Leporello, che è una sorta di storia, un insieme di tanti racconti, un omaggio a Leopardi, alla sua vita, al suo attraversamento poetico, e dall'altra parte delle immagini tirate in azzurro e con sotto una pietra. Quella pietra, quell'elemento che noi vediamo, che ha quasi una sorta di insenatura, è realizzata in terra del Vesuvio, cotta per ben 5 volte con dei vetrini bianchi. Giulia Napoleone con una sua misura della memoria, e tra l'altro è un peccato, il proiettore gli manca qualche ansilumen per capire quella che è la pennellata dell'artista, e questo appunto è tutto il discorso legato a Leopardi ad oggi, che ha affrontato la famiglia Leopardi, che ha affrontato Casa Leopardi. Un discorso in linea con il pensiero di Giacomo Leopardi. Certo, può sembrare paradossale, perché nel momento in cui una persona pensa a Leopardi, pensa al suo pensiero, o pensa alla sua poesia, lo cristallizza, lo inserisce all'interno di un determinato sistema linguistico. Ma Leopardi era un poeta, è stata una figura che ha sperimentato, ha lavorato con la sperimentazione,
e questa è l'idea che Casa Leopardi sta cercando di portare avanti adesso. Grazie. Grazie al nostro relatore. L'incontro è stato suggestivo. Volevo invitare ancora Lina Rotonda e Raffaella Ribotti per due poesie sulle parti ancora. Io adesso reciterò il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Il Leopardi dedica una poesia a un pastore asiatico perché era rimasto affascinato dal resoconto di un viaggio in Oriente che raccontava la consuetudine dei pastori di passare la notte seduti su una pietra a contemplare la luna e a improvvisare canti. Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia è suddiviso in 6 strofe, in cui un pastore nomade che possiede una saggezza primitiva, infatti è un pastore filosofo, si pone domande sul senso della vita. Io leggerò la prima, la terza e l'ultima strofa. Nella prima strofa si rivolge direttamente alla luna e le chiede quale sia il senso del suo moto perpetuo che sembra assomigliare tanto alla sua vita quotidiana. Nella terza interviene la figura di un neonato che sente il bisogno di essere consolato già dalla nascita e poi per tutta la vita, con l'amara conclusione che forse sarebbe meglio non nascere. Nell'ultima strofa, infine, Leopardi dice che se l'uomo sapesse volare e vagare tra le sommità dei monti, sarebbe felice. Nei fatti, invece, questi è condannato all'infelicità. Che fai tu, luna in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga di riandare sempre eterni calli? Ancora non prendi a schivo, ancora sei vago di mirar queste valli? Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non mi spera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve il tuo corso immortale? Nasce l'uomo a fatica ed è il rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolarte d'essere nato. Poi che crescendo viene l'uno e l'altro il sostiene e via pur sempre con atti e con parole studia si fargli cuore e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla loro prole. Ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da voi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale, ma tu mortale non sei, e forse del mio dir poco ti cale. L'ultima strofa. Forse, s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco,
più felice sarei, dolce mia Grecia, più felice sarei, candida luna. O forse erra davvero mirando all'altrui sorte il mio pensiero, forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il dì Natale. La vicepresidente della Produco, Raffaella Ributti. Grazie, buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ma motivi lavorativi mi hanno fatto arrivare a quest'ora. Allora, io leggerò un'operetta morale, il dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano, signore, almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Più assai. Come quello di là? Più, illustrissimo. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe che egli, che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni, illustrissimo. A quali di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? Io non saprei. Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? Non in verità, illustrissimo. Eppure, la vita è una cosa bella, non è vero? Cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati, cotesto non vorrei. O che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatto io? O quella del principe, o di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto? E che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Lo credo, cotesto. Neanche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro modo? Signor, no, davvero non tornerei. E che vita vorreste voi dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo, appunto. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e tutto il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita, che è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice. Non è vero? Speriamo. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco, illustrissimo. Cotesto, vale 30 soldi. Ecco 30 soldi. Grazie, illustrissimo. Arrivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi. Grazie, grazie. Vi ringrazio tutti perché abbiamo vissuto insieme questo momento di crescita e di riflessione. Grazie di nuovo al nostro vicepresidente Rubino Grieco e
detto la presidente Pina Cervellino, sempre pronta a accogliere. Sempre pronta a cogliere quelle tematiche che portano a comprendere ed approfondire meglio il mondo che ci circonda. Grazie. Grazie in particolare al nostro relatore, che è il nostro incontro è stato successivo.